Pauroso incidente stradale questa mattina ad Adrano, fortunatamente senza gravi conseguenze per i conducenti delle due autovetture coinvolte. Si è verificato poco prima delle 10 lungo la strada statale 284 in territorio di Adrano, a pochi chilometri dallo stadio dell'Etna. Le auto coinvolte sono una Suzuki Ignis che era in sosta ai bordi della strada in direzione Adrano, probabilmente a causa di un guasto, e una Fiat Panda. L'automobilista della Panda che viaggiava in direzione Adrano ha urtato il veicolo fermo sulla statale, un impatto piuttosto violento, tanto che la Suzuki si è ribaltata. A bordo del veicolo in sosta si trovava la conducente, una donna che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, però certamente è stata portata all'ospedale di Paternò con un'ambulanza del 118. Illeso invece il conducente della Panda, un belpassese che ha raccontato di aver urtato la macchina ferma ai bordi della carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano che hanno messo in sicurezza le due auto. Da evidenziare che la statale è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia. I rilievi sono stati effettuati intorno alle 11:40, quando sul posto sono giunte due autovetture dei carabinieri. Il transito veicolare quindi è rimasto bloccato con lunghissime code nel tratto fra Adrano e Biancavilla.